Poker Corigliano alla Juvenilia Roseto, nella decima d'andata del girone A di promozione, i ragazzi di Mister Andreoli battono la formazione del tecnico Fioriello che regge solo un tempo. Dopo una prima frazione più combattuta, ma anche con diverse occasioni fallite, i coriglianesi si impongono senza patemi nella seconda parte di gioco, chiudendo sul risultato finale di 4-0. Al Mimmorende di Castrovillari, gara giocata sul suolo del Pollino a causa dell'indisponibilità del terreno di gioco ionico, ottima performance per Tricarico e soci, che vincono incassando i 3 punti e mantenendo inalterate le distanze dalla vetta, sempre a meno 2. Tra le note di gara, grande prestazione di Varriale, schierato titolare dal primo minuto e autore di una doppietta personale. Il secondo gol consecutivo dell'under Cimino e il ritorno in campo e al gol, dopo la squalifica, di Bomber Piemontese. Unico neo, l'infortunio di Catapano, per lui una distorsione alla caviglia. Per la cronaca, la gara si apre subito con il Corigliano che reclama nei primi minuti un calcio di rigore per atterramento di Leta. Quindi il gol del vantaggio giunto al 17esimo, lancio da dietro per Varriale che in aria non perdona e inzacca con girata ad incrociare. Al 20esimo il portiere della Juvenilia Paladino si oppone ad un'incornata di Covelli. Poco dopo è Foderaro a sfiorare il raddoppio in ben 2 occasioni sulla stessa azione. Infatti il centrocampista prima ci prova su conclusione e sulla ribattuta in tuffo di testa manda di poco a lato. Si sveglia la compagine del Roseto e al 24esimo Napoli impegna Marino che a terra blocca. Identica situazione ma con un tiro di Labanca poco dopo, ancora una volta l'estremo difensore coriglianese è attento e abbranca la sfera. Nella ripresa al decimo è Leta per il corigliano che sfiora il raddoppio di testa, ma corigliano che cresce davvero a vista d'occhio nella seconda parte di gioco e al 16esimo arriva il gol su schema da calcio d'angolo e con la deviazione vincente proprio dell'under Cimino. Al 27esimo il tris, ancora Varriale, questa volta lo stesso attaccante è bravo nel raccogliere una corta respinta e accompagnarla in rete. Frattanto, tra gli applausi del pubblico, fa il suo ingresso in campo dopo la squalifica lo stesso Piemontese, tornato in campo e subito pericoloso al 31esimo con una conclusione. Bomber Piemontese che festeggia nel migliore dei modi il suo ritorno in una gara ufficiale. Al 37esimo sul lancio di Tricarico e con un diagonale mette dentro la palla del 4-0. È da martedì testa rivolta al San Lucido Fiumefreddo per una gara che dovrebbe giocarsi alla domenica o al sabato sul campo di Fuscaldo, Paola o Acquappesa in settimana attesa l'ufficialità di data e terreno di gioco. A fine gara canonico abbraccio invece tra squadra e tifosi, anche ieri giunti numerosi e calorosi per tutti i 90 minuti. A margine del match, le impressioni di Mister Fioriello per la Juvenile Roseto e di Rinaldi per il Corigliano. La partita noi il primo tempo l'abbiamo giocata a viso aperto, poi il secondo gol, incominciato il secondo tempo, lì abbiamo perso gli equilibri e quindi è indubbio nascondere che il Corigliano è la forza trainante di questo campionato, quindi abbiamo patito questa situazione qui, la prendiamo come una sconfitta contro una mega squadra, noi siamo il Roseto, puntiamo ad altra classifica, non certo ai primi posti. Comunque la squadra ha meritato di vincere, ha vinto. Noi indiscusso il fatto che non abbiamo avuto in squadra gente che domenica scorsa è stata cacciata fuori dal campo, abbiamo patito un po' questa situazione qui. A centrocampo soffrivamo moltissimo,
anche nel primo tempo, però bene o male abbiamo cercato di mantenere testa alla squadra. Il primo tempo abbiamo incominciato benissimo con 3-4 palle gol subito sulle ripartenze, però non sono state finalizzate e quindi sono stati buttati lì a questa occasione. Loro sicuramente non si può discutere, la forza loro è un'altra, è di un altro campionato, non discuto la partita. Hanno meritato di vincere, hanno vinto, penso che sia la squadra che poi alla fine se regge questa società qui, se regge, penso che alla fine potrà esultare per la vittoria del campionato. Ma penso che alla fine è stata una grandissima vittoria con un avversario importante. All'inizio eravamo un po', diciamo, sulle gambe perché, come ben sapete, noi passiamo tutta la settimana su un campo di erba sintetica. Venire qua su un campo naturale è un po' pesante, quindi abbiamo pagato un po' questa cosa, però la squadra ha risposto bene in campo e alla fine si è visto il valore della nostra squadra. Faccio i complimenti ai ragazzi che sono entrati, ai ragazzi che si sono fatti trovare pronti, perché oggi, come ben avete potuto vedere, c'è stato l'innesto di Varriale perché Concialdi non stava bene e ha risposto con una doppietta. Lo stesso Cimino due volte è stato chiamato in causa e il ragazzo ha risposto bene, quindi questa fa capire che il gruppo è un gruppo solido, un gruppo sano e solo così possiamo arrivare all'obiettivo. Veramente piemontese non siamo noi a scoprirlo, è un giocatore di tutto rispetto, averlo nella rosa del Corigliano è solo un piacere e un onore. Sono contento che è rientrato, ha fatto gol, anche se adesso bisognerà mettere minuti nelle gambe anche lui perché è da tempo che è fermo. Però, come hai detto tu prima, adesso si vede che la squadra sta iniziando a crescere anche fisicamente. All'inizio è una squadra che questa è partita senza ritiro e alla lunga stiamo uscendo fuori anche fisicamente. Nel momento in cui saremo tutti al 100%, penso che non ci dovranno essere problemi. Come